Ragazzi, lo so che state aspettando l'ultimo episodio di Cupido, ma arriva un secondo. Sto facendo questo video perché sarà un piccolo riassunto backstage di quello che è successo. Prima di vedere il finale, voglio soltanto dirvi che ho speso un sacco di soldi a fare questo video, quindi fammene fare due guardando questo. A parte ciò, questo è stato un format che ho fatto perché io ho conosciuto l'amore con Porto una sconosciuta a Parigi e poi è diventata la mia ragazza, ok? Allora ho detto, prendo uno sconosciuto, un altro sconosciuto, li faccio incontrare. Magari non è che succede come a me, magari sì, magari no, forse adesso lo scoprirete. Per chi dice che è falso, che si conoscevano, non è assolutamente vero. Hanno due farfalle sul collo, quindi si conoscevano già. Ma perché dovrebbero conoscersi? Io conosco tutti quelli che hanno la ranatella sul gomito? Non credo. Vabbè, ma a parte quello, volete sapere quanto ho speso per fare questi video? Prendo la calcolatrice. Prima vi faccio vedere il finale, ora metterò tutti gli shorts, dal primo all'ultimo, con il finale incluso. A dopo! Faccio innamorare due sconosciuti. Cupido dei poveri. Porterò due sconosciuti a Firenze per farli innamorare. Me, mai niente. Porto gli sconosciuti. Appunto. E dopo ore di scrollo ho trovato lei. Dai, va bene, ci sto. E ho trovato lui. Ciao Fabio, sì, io ci sono molto gasato, non vedo l'ora. Sarà un appuntamento al buio, quindi li farò incontrare da bendati. Io seguirò il ragazzo e Chiara seguirà la ragazza. È arrivato il giorno, lei partirà da Genova, io da Bologna. Andiamo a prenderli. Già. Eccolo. Eccola ragazzi. A domani per il continuo, se vuoi rimanere aggiornato seguimi su G. Faccio innamorare due sconosciuti. Chiara. Io. Piacere Alessandro, lo sono carichissimo. Carico. Ora prendiamo il treno direzione Firenze. Sei agitata? Un pochino, non so cosa aspettarmi. Spero che abbia dei tatuaggi. Spero, però sì, ne ho un po'. Sono soltanto curioso. Sono entrambi due bellissimi ragazzi. Cupido non sbaglia mai, ma chissà se si piaceranno. Ormai già servirebbe proprio un ragazzo che mi tira sulla valigia. Tranquilla, arriverà presto. Un'ora, siamo a Firenze. Eccoci qua. Arrivati a Firenze. Viaggio della speranza. A cercare l'amore. Arrivati. Direzione hotel. Tu preferisci le bionde o le more? Le more. Andiamo a trovare anche loro. Non mi farò aspettative. Io sono molto agitata perché far incontrare due persone mi emoziona. No, davvero, non vedo l'ora. Qua avete la conferma che queste cose funzionano. Sì. Mi chiamano Cupido. Domani li farò incontrare. Seguimi su G se vuoi rimanere aggiornato. Faccio innamorare due sconosciuti. Oggi è il grande giorno. Ci siamo. Sei agitato. Sono agitato. Tra poco si incontreranno. Infatti si stanno facendo belli. Pulito e profumato. Sai che dovrei fare tutto con una benda in faccia, vero? Sì, lo so. Esatto. Li metterò bendati faccia a faccia. L'accompagno all'appuntamento. Chissà cosa succederà. Sono troppo curioso. Vai di là. Di là dove? Stanno arrivando. Mi sa che sono più in ansia io di loro. Si piaceranno? Ragazzi, ci siamo. 3, 2, 1. Domani lo scoprirete. Se vuoi rimanere aggiornato seguimi su G. Ok dai, vi ho fatto aspettare troppo. 2, 1. Alessandro. Beatrice. Prima impressione. Complimenti alla mamma. Bel ragazzo. Era un po' imbarazzata ma ci sta. Hanno lo stesso tatuaggio sul collo. Sarà un segno? Assurdo. Io e Chiara ci siamo fatti da parte. Li abbiamo fatti un po' chiacchierare da soli. Potrebbe andare cioè, bene. Stanno parlando un botto. E dopo aver pure pranzato insieme mi sembravano entrati in sintonia. Firenze ha aiutato molto. Da quassù si vede tutta la città, penso di aver creato l'atmosfera giusta. E dopo un buonissimo aperitivo, il destino ha fatto sì che prendessero lo stesso treno. Non sapremo ancora come finirà, magari si vedranno, magari no. Comunque è stata una bellissima esperienza per tutti. Grazie e al prossimo video. Spero vi sia piaciuto. Non abbiamo più notizie dei due ragazzi. No, cioè li sto sentendo, ma non vi posso dire niente. Vi giuro, se succederà qualcosa tra loro due, io ve lo dirò. Metterò una storia, li andrò a seguire, a stalkerare. Per ora non vi dico niente. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi dicevo, la spesa, fate conto, un weekend, anzi, 3 giorni a Firenze. Quindi hotel per tutti. Chiara e Beatrice, io e Alessandro, più il cibo per tutti, più i treni per tutti, sui 1000 euro ho speso. Non ci andrò sopra, no, ma è un investimento, come diciamo noi content creator. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di attivare la campanella, perché sennò non vi arrivano le notifiche di quando carico. Lasciare un like e iscriviti al canale, perché siamo più di 500.000, non so perché mi seguite, ma a quanto pare, piacerò a qualcuno. Domani vi carico i reel, vi carico tutto, quindi nessuno si perderà il finale di Cupido. Non scrivetemi in DM, fammi incontrare con...
perché non penso di rifarlo più, perché io i format li faccio una volta e basta. Magari farò cose simili, non lo so, un incontro tra due anziani, non lo so cosa farò. Alla prossima, comunque sapete che mi inventerò qualcosa di pazzesco. Mi vanto un po' troppo forse, meglio avere l'autostima di se stessi. Ciao raga, un bacio.